Siamo con Gennaro Strazzulo, segretario regionale della Willtux, grande distribuzione, sciopero, spiegaci che cosa sta succedendo sciopero della grande distribuzione, del, del movimento cooperativistico e delle aziende aderenti a Confesercenti. Sciopero in quanto fede distribuzioni e Cooperazione decidono di non affrontare la discussione in merito al rinnovo contrattuale. Federe distribuzione è uscita da Confcommercio non applicando nessuna regola dal punto di vista contrattuale, non vuole eh, erogare l'aumento salariale del contratto collettivo del commercio firmato qualche anno fa, eh, chiede un rinnovo al ribasso. Uh, le, le aziende stesse della Federazione Distribuzione disdicono gli accordi integrativi, vogliono un, uh, un accordo che tolga uh, diritti ai lavoratori, vogliono eliminare le tutele. Il contratto nazionale non si tocca, è l'unico momento di coesione sociale dei lavoratori. Ritorniamo sul tavolo sperando che la Federazione Distribuzione comprenda che il contratto nazionale è segno di civiltà e concertazione e la possibilità di mandare avanti le imprese, altrimenti il 19 dicembre saremo di nuovo in piazza grande distribuzione, cooperative e uh, confesercenti perché sono le associazioni che attualmente hanno fatto delle proposte noi riteniamo scene alla, alla nuova contrattazione quindi al rinnovo del contratto nazionale della categoria del terziario volendo creare uh, io dico tra parentesi gli schiavi del commercio perché uh, fondamentalmente è un contratto che già è già stato siglato con la ConfCommercio e che uh, porta benefici sia normativi che economici a questi lavoratori, eh, mentre queste associazioni, dissociandosi appunto dal grande colosso del commercio, ehm, aderendo quindi eh, Confidistribuzione, Confesercenti e COP, hanno deciso unitariamente di eh, voler togliere dei diritti eh, che sono stati eh, proposti e, e, e poi sono passati attraverso questa contrattazione con Confcommercio, volendoli eliminare a partire dalle 85 euro di aumento che sono state stabilite vogliono eh, eliminare la quattordicesima e tutta una serie di diritti normativi eh, a, diciamo, acquisiti con questo nuovo contratto, creando quindi lavoratori di serie A e lavoratori di serie B.